Welcome guys, JumpyTech here, and today I'll show you a new video of Call of Duty Modern Warfare 3. No dai, seriamente, ok, io mi scuso con voi, non so parlare l'inglese, sono troppo stupido, non so parlare questa lingua, per me è un vicolo cieco. No vabbè, sto scherzando, qualcosa lo dico. Comunque, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Call of Duty Modern Warfare 3. Questa è una partita giocata con l'MP7. Che dire di quest'arma? Continuo a dire che è fantastica, è un'arma bellissima, mi ci trovo fantasticamente bene. E mi sa per un po' che vedrete gameplay con l'MP7. Non è vero, la partita di lunedì che posterò sarà con l'MSR, una bella partita giocata con lo sniper. Comunque, dette queste piccole anticipazioni del prossimo video, che non dovevo nemmeno dire perché non è mio solito dirlo nei video, lo dico solitamente su Facebook, oggi voglio parlarvi dei map pack, ovvero del map pack. Come tutti sappiamo, dopo circa 3-4 mesi dal rilascio del gioco del Call of Duty in questione, sia che stiamo parlando di MW2, sia di Black Ops, sia di MW3, cose varie, sappiamo che vengono pubblicati dei map pack, ovvero dei pacchetti acquistabili contenenti 4 mappe solitamente. Questi pacchetti contengono appunto 4 mappe giocabili in multiplayer, e nel caso di Black Ops c'erano anche mappe giocabili nella modalità zombie, ma nel caso di MW3 ci saranno mappe solamente appunto multiplayer, poi ovviamente survival. Il pacchetto di cui voglio parlarvi oggi è che verrà rilasciato il 3 marzo 2012, almeno così dicono. Non so se queste notizie sono certe, io l'ho prese da un sito che parla appunto di Call of Duty, e mi sembra anche, secondo me, abbastanza affidabile, anche per questo ve ne sto parlando. Comunque, non prendete tutto quello che sto dicendo alla lettera, magari la data può variare, il prezzo può variare, le mappe possono anche non essere quelle, ma da quel che sembra le mappe che verranno implementate in Call of Duty Modern Warfare 3 saranno niente proprio di meno che Terminal, Favela, Crossfire e Shipment. Questi nomi non vi sono nuovi? Beh, nemmeno a me, cioè non mi sono nuovi per niente, perché come ben sappiamo, come tutti i fan di Call of Duty sanno, Terminal e Favela erano presenti in Modern Warfare 2 e Crossfire e Shipment erano presenti in Call of Duty 4, ovvero Modern Warfare 1. Voglio spendere 4 paroline su questo fatto. Se io compro un map pack, spendo i miei soliti 15 euro per comprare il map pack, io desidero delle mappe nuove, qualcosa che mi rivoluzioni il gioco in qualche modo, che mi faccia dire: oh wow, ho comprato questo gioco, continuerò a comprare anche DLC per giocare qualcosa di nuovo. Invece no, questi sviluppatori si limitano a solamente prendere un gioco, dice: oh, oggi ci svegliamo, facciamo un map pack di MW3, ovvero prendiamo MW2, prendiamo MW1. Guarda, ci sono questi file di mappa, benissimo, li implementiamo in Modern Warfare 3, tanto la gente ci dà 15 euro e chi se ne fotte. Bene, tutti la pensiamo così, ma onestamente io non so se prendere questi map pack, in quanto se io voglio giocare appunto Terminal e Favela, prendo il mio Modern Warfare 3, il mio Modern Warfare 2 e ci gioco ovviamente. Se io voglio giocare Shipment e l'altra mappa, che non mi ricordo più come cribbio si chiama, mi metto il mio CD di Modern Warfare 1 e ci gioco. Questa cosa è una cosa che mi fa alquanto arrabbiare, perché se io pago 15 euro non voglio qualcosa di vecchio, non voglio qualcosa di usato, ma voglio qualcosa che mi dà un'emozione in più nel gioco, mi faccia divertire ulteriormente, non che mi faccia rigiocare già cose vecchie e stravecchie. Ma la cosa più bella di questo map pack, è che ancora non vi ho detto, è il nome di questo map pack. Innanzitutto vi faccio vedere questa immagine che ho trovato su internet, appunto sul sito dove ho trovato queste informazioni. Beh, questa immagine parla da sola. Il map pack si chiama niente proprio di meno che Nostalgic Map Pack. Cioè, già solo un map pack che si chiama Nostalgia ti fa venire voglia di prendere il gioco e lanciarlo via dalla finestra, perché dice, cioè, vi dite: nostalgia che è? Io voglio qualcosa di nuovo, voglio rivoluzionare i map pack, tipo una cosa del genere. Vabbè, comunque ragazzi, basta, il video sta per volgere al termine. Adesso lascio la parola a voi, voglio sapere cosa voi ne pensate riguardo a questa stronzata che gli sviluppatori fanno di prendere mappe vecchie e infilarle nel gioco nuovo. Quindi, che dire, da JumpyTech è tutto, lasciate un bel mi piace e mi raccomando di scrivere nei commenti cosa ne pensate voi di questa storiella. Vi saluto e ciao ciao!